Benvenuti in questa nuova masterclass. Oggi andiamo a vedere la pasta frolla. La pasta frolla, una preparazione di base che conoscono tutti, apparentemente banale, ma banale non lo è. Adesso vi faccio vedere un pochettino le basi per iniziare a entrare in questo mondo, affinché ti faccio anche appassionare a questo mondo e spero di farti capire un pochettino quello che sono le basi della pasticceria, non sempre per copiare la ricetta, ma per essere padroni della materia. Andiamo a vedere un attimino quindi, pasta frolla. La pasta frolla, generalmente, quando si parla di pasta frolla di base, di solito si utilizza la Milano, ok? Per un po' per tutti gli usi, diciamo in questo modo qui. Quindi la pasta frolla Milano tendenzialmente ha 1000 grammi di farina, quindi un chilo di farina, mezzo chilo di burro, mezzo chilo di zucchero e 2 etti di uova. Quando noi andiamo a creare questa ricetta, si crea in questo modo qui. Un chilo di farina, immaginate come una bilancia, un chilo di farina, mezzo chilo di burro, mezzo chilo di zucchero e 2 etti di uova. Questa ricetta si compone in questo modo, mezzo chilo di burro più mezzo chilo di zucchero fa un chilo sarà il peso della farina. Un chilo che è il peso della farina sommato al burro e allo zucchero fa 2 kg, perché un chilo più mezzo fa 2 kg, diviso 10, quindi diviso 10 è un piccolo coefficiente, ci dà 200. 200 grammi sono i liquidi che andremo a inserire per fare la nostra pasta frolla. Questa generalmente la farina più il burro e lo zucchero si chiama base impasto. Quando noi andiamo a idratarla con i liquidi affinché si impasti bene, abbia la giusta consistenza, aggiungiamo i liquidi, in questo caso le uova. Andiamo a vedere un attimino gli aspetti generali, ok? Allora, quando noi mettiamo la farina per una frolla generalmente si usa una farina debole, con un valore proteico tra il 9 e il 10, massimo il 10,5, una farina con poco, che forma poco glutine. Tendenzialmente, lo dico sempre ai miei corsi, la farina non ha glutine, ma la glutenina e la gliadina che ha contatto con i liquidi per azione meccanica sviluppa il glutine. Quindi all'interno della farina non c'è glutine, ma per azione meccanica si sviluppa. Più una farina ha proteine, quindi 12, 13, 14, 15% di proteine, più una farina forte, tendenzialmente dal 13 in su per fare piccoli e grandi lievitati. Più una farina ha poche proteine, quindi 9, 10, e una farina debole, che si usa un po' per masse friabili, pan di Spagna, plum cake e tutti i prodotti da forno friabili. Quindi farina debole per una biscotteria tra il 9 e il 10 e il 10,5 ad esempio, e una farina forte per i lievitati. Diciamo concetti di base, anche se le farine si dividono in 6 classi, ho già fatto un video, magari vai a vederti quel video. Ad ogni modo, il burro anche qui, quando facciamo pasticceria utilizziamo un burro di qualità, un burro di Alpeggio, un burro delle Alpi, un burro di Zangola, un burro bavarese, un burro ottenuto dalla centrifugazione della panna, un burro di qualità, un burro tendente al giallo che sappia di dolce. Se voi comprate classico burro che magari si compra per fare i risotti, è un burro bianco, voi la usate sa di formaggio. Quello è un burro ottenuto dalla lavorazione dei formaggi, che non ha nulla a che vedere con quello della centrifugazione della panna. Due burri diversi, uno va bene, quello un po' più bianco che sa di formaggio per fare risotti, questo qui invece va bene per la pasticceria. Quindi guardate l'etichetta dalla centrifugazione della panna, con una percentuale di materia grassa tra l'82, 83, 84, 85% di materia grassa. Un burro tendenzialmente giallo che sappia di dolce. Poi zucchero, anche qui possiamo utilizzare zucchero a velo o zucchero semolato. In verità per gli addetti ai lavori abbiamo varie granulometrie, però in questo video non ne parlerò per non complicare un po' le cose. Ad ogni modo, lo zucchero semolato per paste frolle più vetrose, più resistenti, che subiscono meno l'umidità. Zucchero a velo per biscotteria che si rompe in bocca, per paste frolle che si devono sciogliere, con una gestione peggiore dell'umidità. Uova intera in questo caso, ma noi possiamo idratare la nostra frolla con i tuorli, con l'acqua, con la panna, con il latte, con quello che vogliamo.
Ad ogni modo è importante sapere la base. Questa è una pasta frolla di base. Metodo classico, metodo inverso, metodo sabbiato o metodo montato, possiamo utilizzare il metodo che vogliamo. In linea di massima, per questo tipo di pasta frolla, si utilizza il metodo classico, cioè burro, si dice a 14 gradi sarebbe ottimale, io vi dico temperatura ambiente su 18-20 gradi, burro più zucchero, più uova e poi la farina, e si crea la nostra pasta frolla a Milano con metodo classico. Potete utilizzare il metodo sabbiato, in questo caso burro tendenzialmente freddo da frigo o tirato fuori da un pochino, burro più farina, si fa impermeabilizzare, si crea questo effetto tipo di sabbia del mare bagnato, poi si uniscono lo zucchero, le uova e i liquidi alla fine. Facendo il metodo sabbiato abbiamo una pasta frolla tendenzialmente molto più friabile perché non ha sviluppato glutine, anche più fredda, quindi di facile lavorazione, e abbiamo una pasta frolla veramente che gestisce meglio l'umidità, perché siccome noi abbiamo impermeabilizzato col burro la farina, ovviamente la farina sarà impermeabilizzata da queste particelle di burro che gestirà meglio l'umidità. Ok, poi bisogna vedere se abbiamo utilizzato zucchero a velo, zucchero semolato, eccetera. Ad ogni modo, la pasta frolla Milano è questa. Ora, questa pasta frolla va bene per fare crostate, biscotteria, un po' per far tutto in generale, ok? Però ogni tipo di frolla andrebbe calibrata per il prodotto che vogliamo noi. Ad esempio, mi dai la ricetta? Non è neanche... è giusto, ad esempio, chiedere la ricetta se è una ricetta buona, ma se volete essere padroni di questa materia bisogna capire questi concettini di base. Pasta frolla, questa è la pasta frolla di base, quindi se la vogliamo magra, perché ad esempio vogliamo la pasta frolla magra? Perché la vogliamo più croccante, ok? Più tenace, più strutturata, perché vogliamo fare delle formine per Natale, perché vogliamo creare delle cassettine di frutta, perché vogliamo creare dei disegni, delle cose, allora la facciamo più resistente. La vogliamo ricca, quindi ricca in grassi, quindi più scioglievole, biscottini di frolla montata, sablé, eccetera, prodotti che si sciolgono in bocca, la faremo più ricca. In linea di massima, il concetto di base è questo. La farina non si tocca mai, si lavora sempre su un chilo di farina. Poi noi andiamo a lavorare sul burro e zucchero. Più burro, più friabile, più zucchero, più croccante. Il burro dà friabilità, lo zucchero dà la croccantezza, quindi la struttura. Quindi se noi paradossalmente facciamo più burro e meno zucchero, come una bilancia, più burro e meno zucchero, ovviamente abbiamo una pasta frolla che si scioglie in bocca, perché aumentiamo il burro, aumenta la friabilità. Lo zucchero lo diminuiamo ancora, ancora più friabile. Ma se noi invece vogliamo una pasta frolla più croccante, dovremmo fare il contrario, diminuire il burro, che toglie ancora friabilità, e aumentiamo lo zucchero, e diventa croccante, ok? Quindi più burro, più friabilità, più zucchero, più croccantezza. Però non si possono aumentare tutte e due insieme. Quando sale uno scende l'altro, e quando sale l'altro scende l'altro ancora, ok? Pasta frolla magra, quindi. Andiamo a vedere, ad esempio, 1000 grammi di farina, ok? Allora, a questo punto noi la vogliamo magra e vi consiglio di lavorare su uno, due massimo ingredienti alla volta. Diventano il burro, caliamo di 100 grammi, quindi da mezzo chilo andiamo a 400 di burro. Lo zucchero, in questo caso, già lasciandolo a 500, comunque avendo diminuito solo di 100 il burro, è già più croccante, ok? Se poi la vogliamo molto croccante, aumentiamo di 100 lo zucchero, quindi 600 di zucchero. I liquidi non li vediamo adesso perché sono delle lezioni a parte. Al momento, voi lo sapete, ho i miei corsi attivi. Se vi volete iscrivere, vi spiegherò veramente nel dettaglio le cose, però sarebbe da fare una lezione a parte, ok? Questi sono video un po' per spiegare anche a chi si avvicina a questo mondo. Quindi già vedete, con 1000 grammi di farina, 400 di burro, quindi 100 in meno di quella Milano, e 600 di zucchero, quindi 100 in più della Milano, già avete, vedete, meno burro e più zucchero e più croccante. Ovviamente in questo caso, vi dico in linea di massima, i liquidi vanno aumentati.
Perché siccome il burro contiene l'acqua, contiene una percentuale di acqua, di solito 16% di solito, comunque contiene una percentuale di acqua il burro, se noi lo diminuiamo, ovviamente diventa carente e quindi dobbiamo aumentare i liquidi in questo caso le uova, ok? Mentre invece, se noi vogliamo una pasta frolla meno dura, meno vetrosa si dice, la vogliamo friabile, noi dobbiamo aumentare i grassi. Quindi come si fa? 1000 grammi di farina. Allora, la farina sempre un chilo, non si tocca. Burro, lo portiamo a 100 grammi in più solo, ok? Ecco, già come noi aumentiamo a 100 grammi in più di burro, già si chiama sablé. Sopra il mezzo chilo di burro, 550, 600, già la chiamano sablé, ok? 600 di burro, quindi 100 grammi in più di burro diventa 600, e lo zucchero, siccome la vogliamo più friabile, lo diminuiamo di 100 grammi e quindi diventa 400 grammi. Quindi già vedete la differenza, abbiamo aumentato il burro, diminuito lo zucchero, più ricca, più godibile. Qua abbiamo fatto il contrario, più vetrosa, ok? Qua in questo caso i liquidi, bisogna vedere se si utilizzano le uova, bisogna vedere se utilizzate il tuorlo, la panna, l'acqua, eccetera, ma in linea di massima, in questo caso i liquidi vanno diminuiti, ok? Di quanto bisogna vedere cosa si utilizza, però in linea di massima vanno diminuiti, ok? Quindi già vedete che per una pasta frolla di base, una pasta frolla magra e una ricca, già voi avete la ricetta, avete già capito. Ovviamente questi sono parametri di base, ma voi potete portare a 700 il burro, potete portarlo anche a 800 e ovviamente diminuire a, ad esempio qui a 300, lo zucchero. Ad esempio qua, se voi guardate, vi faccio un esempio, 1000 di farina, 800 di burro, 300 di zucchero, soprattutto se mettete il velo, questa è una frolla per biscotteria, ma una biscotteria che si scioglie in bocca. Addirittura io ho ricette che fanno pari peso farina e burro, quindi un chilo di farina, un chilo di burro e 250 grammi di zucchero, quindi fragilissime, ok? Ma in linea di massima, questo è il concetto di base, quindi più burro, meno zucchero, per più friabilità, meno burro, più zucchero, più croccantezza. In linea di massima, se usate il velo, questa potrebbe essere una ricetta per creare biscotteria. Questa qui potrebbe essere già così una frolla per creare dei fondi vuoti, ok? In linea di massima, queste sono le indicazioni di base. Poi andiamo a vedere un'altra cosa molto molto basica. Se voi, ad esempio, volete fare la pasta frolla al cacao, voi potete togliere 100 grammi, quindi avete 1000 di farina, 1000 di farina, voi togliete 100 grammi di farina, li togliete, quindi qua diventano 900, e mettete 50 grammi di cacao. Cacao, 50 grammi. Già così avete una pasta frolla al cacao. Allora io vi dico, qua si può arrivare anche a metterne di più, dipende dai gusti, diciamo non oltre, secondo la mia esperienza, il 10%, quindi non andrei oltre il 10% di cacao per chilo di farina. Ad ogni modo, quando voi mettete il cacao avete due possibilità: o togliete 2 di farina e mettete 1 di cacao, quindi 100 di farina si scorpora e mettete 50 di cacao, oppure fate così, togliete 100 di farina, mettete 100 di cacao, però bisogna aumentare l'idratazione del 5%, perché le uova andranno aumentate in questo caso, perché il cacao asciuga. Ok, se voi togliete pari peso farina, pari peso cacao, vi asciuga il prodotto tantissimo, ok? Quindi vi consiglio di aumentare l'idratazione quando c'è il cacao, a meno che non fate il rapporto 2-1 come vi ho consigliato. Mentre invece se la volete fare ad esempio alla frutta secca, quindi si chiama Napoli, si chiama Mediterranea, insomma alla frutta secca, vi consiglio, potete togliere 100 di farina, quindi sempre 900 di farina, e potete mettere 300, c'è chi arriva anche a 400, ok? Io tendenzialmente uso rapporto 1-3 di frutta secca.
Di frutta secca cosa vuol dire? Di mandorle, di farina di mandorle, si chiamano polveri, però polvere di mandorle, polvere di pistacchio, polvere di nocciola. E generalmente io faccio il rapporto 1 a 3, quindi levo 100 di farina e metto 300 di polvere di frutta secca. C'è chi fa anche il rapporto 1 a 4, ok? Però ovviamente poi l'idratazione andrebbe un attimo sistemata. Ad ogni modo, quindi hai già visto una Milano, una magra, una ricca, una al cacao, una con frutta secca. Andiamo a vedere qualcosina di più. Nelle paste frolle generalmente si mette anche il baking, se volete dare un po' di alveolatura, ad esempio nelle torte da forno, in biscotti da inzuppo, dipende, ok? In linea di massima io utilizzo il baking. Allora, il baking. Il baking generalmente io ne utilizzo sui 10 grammi per chilo di farina, per un'alveolatura non esagerata, cioè un po' di alveolatura in modo tale che la pasta frolla in cottura si alza, il calore va dentro la frolla e la cucina bene, soprattutto se è una pasta frolla, una torta da forno con un ripieno, ad esempio nella torta di miele frangipane che ho fatto io, se voi volete dare un po' di alveolatura, un po' di baking ci vuole. Però il baking, 10 grammi chilo di farina, è una dose giusta, diciamo, per uno sviluppo giusto, ma potete arrivare anche a 30-40 grammi, è tanto però ve lo dico già, Facciamo 30 grammi per chilo di farina. 30 grammi per chilo di farina, anche 40 si può, fa sviluppare tantissimo la frolla e si utilizza generalmente per biscotti da inzuppo. Quindi quei biscotti che trovate dal fornaio, quei biscotti molto grandi alveolati che tendenzialmente hanno poco burro, poco zucchero e tanta farina, si utilizza il baking per farlo sviluppare tanto, in modo tale che voi lo pucciate nel latte, lo pucciate nella vostro caffè latte e lui assorbe, perché c'ha molti alveoli e assorbe. E tendenzialmente, vabbè, poi ci sono delle cose da dire, bisogna utilizzare il semolato, non il velo, insomma, quelle sono cose un po' più tecniche. Però in linea di massima, già vedete, con una pasta frolla Milano potete crearla ricca, magra, avete capito per che cosa. Il cacao potete decidere quanto metterne, però rapporto 1 a 2 o aumentare l'idratazione se mettete il cacao. Potete mettere la farina di frutta secca, rapporto 1 a 3 come faccio io. O il baking powder per farla alveolare un po', o tanto baking per biscotti da inzuppo. Però vi dico, attenzione, perché il baking powder generalmente, se esagerate, sa di acido. Cioè, perché il baking powder generalmente è composto da una soluzione, da un composto acido, uno basico, poi ci sono altri agenti lievitanti chimici, il bicarbonato di sodio, il bicarbonato d'ammonio, però in linea generale, se voi esagerate, poi non, il prodotto si sente, o diventa acido, o diventa alcalino, comunque un sapore sgradevole, quindi bisogna stare attenti col baking. Magari uno dice, che bello, fa alveolare, ne metto tanto. No, non va bene metterne tanto, ok? Quindi in linea generale poi ci sono altri ingredienti, ovviamente ci sono le paste di frutta secca che bisogna un attimo bilanciare, ci sono altre cose da vedere perché bisogna vedere poi i punti di fusione, ovviamente se mettiamo ad esempio della pasta di nocciola al posto del burro, bisogna mettere quanta metterne perché si abbassa il punto di fusione quindi diventa più difficile da lavorare. In linea di massima è il sale. Il sale è molto importante, non ne ho parlato. Il sale generalmente, per una frolla normale, si viaggia dai 2, proprio bassi bassi, ho visto, dagli 8 grammi per chilo di farina. Quindi dai 2 agli 8 grammi. Però ci sono delle paste frolle, ad esempio come il Sabré Breton, classico francese, pasta frolla bretone, che di solito sono paste frolle che sviluppano tanto, che hanno tanto baking, tanto sale, e lì si può aumentare il sale anche fino a 20 grammi per chilo, anche di più. Sono paste frolle molto salate, ok? Però generalmente in Italia noi abbiamo dai 2, 4, 5, 4, 5 grammi di solito è la media, 4, 5, 8 grammi di sale. Il sale ha la funzione non solo di dare sapidità, ma ha la funzione di assorbimento dei liquidi e quindi è molto importante, anche perché un dolce senza sale non è proprio il massimo, un po' di sale nel dolce ci vuole, ok?
Quindi diciamo che questa piccola masterclass era per farti capire un attimino la pasta frolla. Avrai già capito da te che non è poi così banale. C'è un mondo dietro, un mondo sulle funzioni degli ingredienti. Se utilizziamo più burro, quale burro? Se utilizziamo per esempio lo zucchero a velo, cambia che utilizza lo zucchero semolato, il tipo di farina, il sale, il cacao, il baking, le paste oleose. È veramente un mondo molto molto complesso, però molto interessante, soprattutto per chi parte, che vuole capire un po' di più al posto di copiare semplicemente la ricetta. Ad ogni modo ti dico che qui sotto puoi accedere direttamente ai miei percorsi formativi. Al momento abbiamo attivo pasticceria lievitata, dove ti insegno a fare croissant, cornetti, bomboloni, fino ad arrivare al panettone e la colomba. E abbiamo pasticceria da forno, dove ti insegno a fare crostate, torte, torte moderne, torte innovative, cake e biscotteria. Il tutto è proprio stato creato, è un percorso per poterti aiutare e a diventare sempre più bravo in pasticceria. Quindi se vuoi che sia io a insegnarti la pasticceria, qui sotto trovi un tasto per iscriverti direttamente. Trovi anche il numero della mia assistenza, puoi chiamare direttamente per farti spiegare un po' più nel dettaglio i vari percorsi. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!